Che effetto ha avuto la tanto attesa battaglia nelle Region del settimo episodio? L'ho rivista un paio di volte, cercando di paragonarla anche con altre scene di serie differenti, comprese pure la trilogia del Signore degli Anelli, anche se questa dovrei valutarla su un piano diverso in quanto cinematografica, seppure comunque credo che si possa fare un paragone dal momento che la serie comunque non è mancata di numerose citazioni verso la trilogia di Peter Jackson. Già nella stagione precedente abbiamo assistito a una cavalcata piuttosto ispirata a quella dei Rohirrim nella battaglia del Pelennor. Che differenza potremmo aver percepito tra le due? Quale potrebbe essere sembrata più epica? Onestamente penso di parlare per molti, però la cavalcata di Rohirrim ha un elemento di epicità molto più ampio e secondo me ci sono diverse ragioni. Un primo motivo penso sia collegato alla preparazione che abbiamo di questa scena su vari aspetti. Un primo aspetto è legato proprio ai personaggi che noi abbiamo già conosciuto nel film precedente con la battaglia del fosso di Helm e quindi per questo abbiamo già creato una certa empatia, specialmente verso Théoden, verso Eomer e verso in generale i Rohirrim. Questa battaglia poi ha un ruolo cruciale per la Terra di Mezzo, quindi noi la osserviamo provando una certa angoscia, una certa sospensione per come questa possa andare. Un altro aspetto evidente invece è quello proprio musicale, quello della regia stessa, il discorso di Théoden che ha una grande importanza sulla scena. La scena iniziale si presenta con l'arrivo dei Rohirrim e col tema di Rohan leggermente accennato da alcuni strumenti, intervallato poi con l'inquadratura degli orchi che invece è un tema più ritmico che poi appunto viene inserito all'interno della scena del discorso di Théoden. Questo discorso di Théoden viene accompagnato da un tema musicale molto importante, il tema della natura, un tema che già abbiamo sentito ad esempio quando Gandalf sussurra la farfalla sulla torre di Isengard. Un tema che qui viene presentato con delle voci che si sommano all'ostinato ritmico che proseguirà fino all'inizio del tema di Rohan. In questo punto abbiamo quindi gli ottoni che accompagnano il tema vocale e di conseguenza il discorso di Théoden che quindi acquisisce un grande crescendo che ci porta appunto a una maggiore emotività in questa scena. Le urla dei cavalieri iniziano a sommarsi col corno di guerra fino ad arrivare così all'inizio della cavalcata con il tema dei Rohirrim eseguito dall'Ardanger. Questo tipo di preparazione nel primo episodio non è presente, un po' per vari aspetti, credo che sia legato soprattutto al fatto che ci si vuole concentrare di più su una componente visiva, su delle inquadrature, con una musica che mi ricorda di più uno stile dei film action come quelli Marvel, di cui discuteremo a breve. La musica di Barry McCreary infatti ha un elemento ritmico molto presente e un aspetto sonoro marcato e più voluminoso di quello che sentiamo da Howard Shore nel Signore degli Anelli, elementi che sono molto più presenti appunto nei film contemporanei di azione. Oltre al fatto che vengono inseriti dei temi rappresentativi dei personaggi inquadrati. Lo stesso accade in questa seconda stagione. La scena della battaglia si apre con il corno elfico che esegue più squilli e da qui abbiamo l'approssimarsi dei cavalieri elfici, che però purtroppo questa scena della cavalcata viene subito spezzata, alternata prima con il tema degli orchi, però viene subito spezzata su un'altra inquadratura che ha probabilmente una funzione ben specifica, ovvero quello di creare una certa angoscia nell'inquadratura di Elrond, accennando così anche il suo tema, seguendo poi con la cavalcata che viene accompagnata da un tema vocale che mi ricorda un pochino anche quello di Duel of Fates, della minaccia fantasma di Star Wars. Però questa cavalcata purtroppo viene a sua volta bloccata nel momento in cui Galadriel viene mostrata da Adar. E qui abbiamo un aspetto musicale che mi è piaciuto, effettivamente il tema di Galadriel viene introdotto con una certa efficacia, però naturalmente quello che noi potevamo percepire, quel tipo di pathos e tensione che potevamo provare, viene spezzato subito in questa scena. E questo è un aspetto che non abbiamo invece nel Signore degli Anelli. Nella scena che ho precedentemente citato di Peter Jackson abbiamo un forte crescendo progressivo che viene enfatizzato sia dalle inquadrature
che appunto dalla musica. Mentre qui invece il tutto è un po' frammentario e, come vedremo successivamente, anche la battaglia stessa è abbastanza frammentata, cosa che non ci permette di provare un forte contrasto, una forte emozione nelle scene che stiamo facendo. Almeno personalmente questo non l'ho provato. C'è un altro aspetto molto interessante, ovvero l'assenza della musica. In questo episodio la musica è sempre presente, ma in realtà in tutti gli episodi di Rings of Power abbiamo una musica costante che accompagna le scene, una musica molto descrittiva. Infatti i leitmotiv, i temi ricorrenti dei personaggi, vengono rielaborati in maniere differenti, cosa ovviamente musicalmente interessante, però non lascia spazio alla scena stessa, non ci sono silenzi che ci possono immergere in quello che stiamo vedendo. Invece, per esempio, nella battaglia del Pelennor, lo scontro della cavalleria contro gli orchi è seguita da un silenzio musicale che lascia più spazio al suono della battaglia, cosa che ci immerge molto, come anche nella scena successiva, nel momento in cui arrivano gli Aradrim. Abbiamo una sospensione molto importante, almeno io l'ho percepita particolarmente quando l'ho vista da piccolo. E questa parte della battaglia, che dura almeno un paio di minuti abbondanti, non ha musica, c'è soltanto il suono della guerra. La musica viene introdotta soltanto nel momento in cui Eowyn comincia la sua azione eroica per neutralizzare alcuni olifanti. Questo stesso elemento di assenza della musica, quindi di silenzio musicale, l'ho trovato anche ad esempio nella battaglia dei bastardi di Game of Thrones. Pure questo scontro, nel momento in cui le due cavallerie si scontrano, è assente di musica e noi quindi veniamo veramente immersi nel rumore della battaglia, cosa che secondo me è un aspetto davvero rilevante che ci può far percepire maggiore ansia per quello che stiamo vedendo. Negli Anelli del Potere invece l'accompagnamento sonoro è praticamente onnipresente, come dicevo. Il tema più ricorrente in queste scene è quello di Elrond, che è diciamo il condottiero del conflitto, e di conseguenza il suo tema viene introdotto su diversi aspetti. Se prima l'abbiamo sentito all'inizio dello scontro con il suo elemento più ansioso, un po' più, diciamo, introspettivo, durante la battaglia ovviamente ha una forte componente eroica, eseguita un po' più distesamente dai corni soprattutto, inserendosi assieme al tema vocale che fa da collante di questi due temi, che invece ha un aspetto probabilmente potrei dire epico e anche un po' potremmo dire quasi da tragedia, fine del mondo e simile. Possono comparire alcuni temi, come ad esempio il tema di Arondir nel momento in cui lui compie l'azione, e questo è appunto un elemento ben presente pure nei film Marvel. Per esempio, se pensiamo allo scontro di Infinity War o Endgame, prendiamo per esempio la battaglia di Wakanda. Ecco, in quella scena abbiamo ad esempio l'arrivo di Thor, che viene presentato con il suo tema, molto ben evidente, epico. Come in altri tipi di scontri, abbiamo alcune azioni dei personaggi che hanno un tema eroico, magari che si discosta da quello che stavamo sentendo prima, perché serve appunto ad enfatizzare la loro azione. E questo aspetto molto presente della musica, ecco, è una caratteristica che ho trovato soprattutto nei film Marvel e che invece non ho trovato tanto nella cinematografia di Peter Jackson, ma perché questo ovviamente forse un po' nell'Hobbit, probabilmente lì ce n'è un po' di più. Però questo perché è probabilmente cambiata la cinematografia, sono cambiati i linguaggi, senza dubbio, però a mio parere l'assenza di musica, questi silenzi che chiamerei anche silenzi musicali, secondo me sono molto importanti per dare una maggiore importanza, rilevanza alla scena stessa e quindi dar maggiore valore anche alla regia, alle inquadrature. E con un po' di silenzio possiamo poi avere maggiore pelle d'oca nel momento in cui invece la musica compare con una maggiore enfasi emotiva. Invece l'onnipresenza di musica, secondo me, può anche portare a un appiattimento e a un certo punto soltanto una mera descrizione di quello che stiamo guardando. Ecco, questa è una mia riflessione che mi è venuta da poter fare dal momento che ho voluto paragonare la battaglia delle Region con altri tipi di battaglie, specialmente a quelle di Signore degli Anelli, dal momento che è impossibile non fare un confronto. Queste sono le mie considerazioni e mi piacerebbe avere anche un vostro parere. Naturalmente vi invito a mettere like a questo canale e a seguirlo, anche perché ci saranno successivamente numerosi contenuti, in particolare sul Signore degli Anelli. Quindi aspettatevi alcune colonne sonore, in particolare dalla trilogia, e sono più che disponibile a ricevere delle vostre particolari richieste. Noi ci vediamo col prossimo contenuto.